tutti i nostri ospiti, a cui darò la parola dopo una brevissima introduzione. Chi ha promosso questo disegno di legge, chi ha concorso a questo disegno di legge, chi l'ha firmato, è convinto che dopo il giudizio di inammissibilità della Corte Costituzionale del quesito referendario sulla cannabis, spetti al Parlamento riconnettere le istituzioni alla volontà dei cittadini. Come è noto, oltre 600.000 persone hanno firmato in poco più di un mese per depenalizzare la coltivazione alla cannabis e eliminare tutte le pene detentive, ad eccezione di quelle relative al traffico, oltre che per eliminare la sanzione amministrativa della sospensione della patente per i detentori di piccoli quantitativi per uso personale. Si tratta di un segno indiscusso che la coltivazione, la vendita e il consumo di cannabis resta una delle questioni sociali più importanti del nostro Paese, un tema che tocca giustizia, salute pubblica, sicurezza, possibilità di impresa, ricerca scientifica, libertà individuali e non da ultimo, come sottolineato dallo stesso procuratore nazionale antimafia, Cafiero De Rao, la lotta alle mafie. Le stime più attendibili parlano per la sola Italia di oltre 6 milioni di consumatori di tutte le fasce di età. Sullo sfondo restano migliaia di malati affetti da patologie come dolore oncologico cronico, sclerosi multipla, glaucoma e altre gravi patologie che, nonostante il ricorso a farmaci cannabinoidi sia legale da 15 anni, non riescono a ricorrervi per difficoltà di approvvigionamento, per scarsa disponibilità delle prescrizioni, per costi eccessivi, per ridotta produzione nazionale. Ciò a fronte di un mercato clandestino, e sottolineo, che continua a prosperare. Il nostro disegno di legge è firmato, oltre che dal sottoscritto, dai senatori Iori, Astorre, Fedeli, Giacobbe, Laus, Margiotta, Nencini, Porta, Rampi, Roic e Stefano, ed è un contributo che si affianca ad altre proposte, perché sono in itinere alla Camera altre proposte di colleghi, anche del gruppo del PD, per cui non pretendiamo di avere l'esclusiva, ma soltanto di offrire un contributo. E leggo, e ringrazio naturalmente molto affettuosamente la vicepresidente del Senato, responsabile giustizia del Partito Democratico, onorevole senatrice Anna Rossomando, leggo la sua presenza appunto come la volontà di assumere questa priorità politica, non tanto questo disegno di legge come disegno di legge di riferimento, ma come priorità politica da portare avanti. E noi col nostro disegno di legge diamo un nostro modesto, umile, ma convinto e determinato contributo. Grazie, la parola all'onorevole Franco Corleone. Si applaude alle conferenze stampa. Grazie. Grazie per questa occasione e ringrazio Gianni Pittella di aver raccolto una proposta che viene temporalmente da molto lontano. Parliamo di più di 20 anni fa, in cui fu elaborata una prima proposta su questo tema e ricordo firmata alla Camera da più di 100 deputati, forse anche dallo stesso Pittella allora, credo di ricordare, perché abbiamo questo passato comune, e con firme autorevoli, da quella di Violante a moltissime altre. Purtroppo è stato impossibile in questa Italia arrivare
a concretizzare le proposte che poi hanno trovato nel mondo invece una strada, perché oggi parliamo di legalizzazione in credo 17 stati degli Stati Uniti, in Uruguay, in Canada, e si apprestano altre forme di legalizzazione nel mondo. Perché ringrazio particolarmente Gianni Pittella di aver condiviso e presentato questo disegno di legge? Perché è una risposta politica e istituzionale al giudizio di non ammissibilità della Corte Costituzionale, che ha segnato per il comitato promotore e per quel numero straordinario di giovani che avevano aderito a quella proposta, ha segnato una ferita. Noi abbiamo un problema di credibilità delle istituzioni, e il fatto che il referendum sia stato bocciato obbliga, mi pare, a una risposta diversa. Questa volta ci sono possibilità maggiori che il Parlamento approvi una legalizzazione. Probabilmente, se siamo obiettivi, probabilmente possiamo dire che non è facile. E però ha ragione Pittella a dire: ma non possiamo tacere e dobbiamo porre una questione sul tappeto. Abbiamo anche una questione da sollevare, da rendere importante. Cioè, alla Camera è stata incardinata una proposta di legge Maggi, che è in Commissione Giustizia, che ormai nelle prossime settimane dovrebbe arrivare all'esame della Commissione dell'Aula. E io sono convinto che questo nostro incontro di oggi favorirà l'impegno di tutte le forze che condividono questo testo ad accelerare perché sia approvato e venga al Senato. È un testo molto limitato perché riguarda la questione della lieve entità, che deve essere riformata per rendere chiaro anche in fase di arresto la questione della responsabilità delle persone rispetto al comma 1 della legge, e alcune questioni riguardanti la coltivazione e domestica e alcune questioni delle sanzioni amministrative. Nel frattempo c'è stata la Conferenza Nazionale di Genova, che non si teneva da praticamente da 20 anni, se siamo obiettivi, e ha formulato delle proposte che coincidono con quelle che ci vedono condividere una strategia di riforma. Voglio ricordare che senatore Pittella ha presentato anche con il numero 937 una proposta di riforma complessiva del testo unico 309-90. Quindi il tema c'è,
le proposte ci sono, sia di riforma complessiva, sia adesso di legalizzazione con questo disegno di legge 2529. Il problema è, noi sappiamo che ci sono argomenti che non so perché sono chiamati divisivi e in realtà sono temi di civiltà giuridica, umana, perché poi probabilmente qualcun altro dirà come pesa, per esempio, sul carcere la legge antidroga, che risale al 1990, ma nel frattempo, invece di avere una riforma, ci fu in Italia dal 2006 al 2014 la legge Fini-Giovanardi, che pesantemente interveniva in maniera ancora più punitiva e proibizionista sul motto la droga è droga, e quindi non c'era più differenza fra droghe leggere, droghe pesanti, eccetera. Ecco, abbiamo vissuto pesanti stagioni. A questo punto oggi mi pare che è una giornata di impegno, io mi auguro, per segnalare un'attenzione al mondo, perché la guerra alla droga da parte degli Stati Uniti e da parte è finita, e le convenzioni internazionali che sono state ricordate anche nella sentenza della Corte Costituzionale non esistono più, sono state dichiarate sotto l'etichetta di flessibilità, sono state tolte di mezzo come vincolo, e infatti ormai molti stati, anche la Germania, si appresta a una riforma nel senso della legalizzazione. Quindi noi abbiamo un quadro internazionale completamente diverso. Abbiamo un appuntamento proprio la settimana prossima. Credo inizierà l'esame alla Camera di un testo che non è di legalizzazione, molto più ristretto, che però può, se approvato, arrivare al Senato ed essere un altro elemento del confronto che oggi qui viene posto. Quindi io mi fermo e ringrazio per questa sensibilità politica e istituzionale che oggi viene espressa rispetto a una decisione che ci ha colpito particolarmente. Bene, grazie Franco, anche per i tempi. La parola all'avvocata Sara Grieco. Sì, salve a tutti. Io ho partecipato al gruppo di elaborazione del disegno di legge, quindi oggi proverò, visto il richiamo ai tempi dell'onorevole Pitterra, a riassumere gli aspetti principali di questo disegno di legge. Prima però consentitemi una precisazione. Questo disegno di legge nasce da un'esigenza, cioè quella di regolamentare il fenomeno del consumo di sostanze di droghe al fine proprio di tutelare la salute dei consumatori, che oggi sono ovviamente esposti ai rischi, lo diceva prima bene l'onorevole Pittella, del mercato illecito, perché mercato illecito vuol dire un mercato senza libero e senza controllo. Quindi l'obiettivo principale è questo. Questo in un'ottica però di autoregolamentazione del consumo e in un'ottica di riduzione del rischio in linea con tutte le politiche internazionali e le politiche europee. Abbiamo fatto questo anche considerando il progressivo cambiamento che c'è stato nell'approccio del fenomeno dell'uso delle sostanze stupefacenti. Quindi questo disegno di legge pone anche l'attenzione su meccanismi di sperimentazione di nuovi interventi e anche per quanto riguarda nuovi modelli operativi. Sempre nell'ottica della tutela della salute si vuole anche dare nuova linfa a qualcosa che esiste nel testo unico ma che purtroppo è rimasto lettera morta. Cioè tutte le misure di prevenzione in materia di educazione all'interno delle scuole che il testo unico sugli stupefacenti prevede ma che ad oggi non sono presenti nei vari interventi all'interno degli istituti scolastici.
Cerco di sintetizzare per punti il disegno di legge. Innanzitutto l'autoregolamentazione e il controllo del consumo. In deroga al testo unico sugli stupefacenti è previsto che il consumo, la cessione gratuita, il consumo anche di gruppo, la cessione gratuita e la coltivazione per uso personale sono condotte lecite. Ovviamente sono posti dei limiti al consumo di cannabis nei luoghi pubblici e anche il divieto di propaganda, ma comunque il consumo è lecito. Un focus particolare è legato proprio alla coltivazione della cannabis, che ha destato in questi anni giurisprudenze contrastanti fino poi ad arrivare ad una Cassazione rilevante. Abbiamo introdotto quello che più comunemente noto come i cannabis social club, cioè questo sistema di gruppi di consumatori che possono richiedere in un minimo di 5 un'autorizzazione alla coltivazione per il consumo personale di cannabis, e abbiamo anche previsto in questo caso che la richiesta possa essere rivolta direttamente alla Camera di Commercio, per poi l'autorizzazione effettiva di questa coltivazione per uso di gruppo. Veniamo invece alla regolamentazione di tutto ciò che è vendita, quindi importazione, esportazione, produzione, coltivazione ai fini industriali e commerciali. Bene, su questo aspetto abbiamo deciso di impostare un sistema autorizzatorio. Perché non abbiamo scelto il monopolio di Stato? Per due motivi. Uno è più di carattere di principio, perché ovviamente si tratta di una materia delicata e quindi le funzioni proprie dello Stato in questa materia si è preferito delegarle a un sistema di autorizzazioni a privati. Dall'altra parte invece la difficoltà è di natura pratica, perché mettere in opera una produzione statale di droghe leggere poteva essere un sistema pressoché complesso, anzi io direi quasi impossibile. E quindi si è deciso un sistema autorizzatorio la cui però disciplina è derogata a una regolamentazione a mezzo di un decreto del Presidente della Repubblica. Dopo concertazione con i ministeri competenti e anche con le regioni che devono giocare un ruolo. Quindi il decreto del Presidente ovviamente stabilirà tutte le condizioni. Questo secondo noi è anche consono a questa fase necessariamente di transazione e di sperimentazione, il passaggio di un decreto del Presidente anziché una normativa direttamente attuativa. Veniamo invece all'apparato sanzionatorio. La mascherina? Perché va bene. Veniamo invece, tanto penso si senta ugualmente, all'apparato sanzionatorio. L'apparato sanzionatorio che è tutto di natura amministrativa, ad eccezione ovviamente dei fenomeni di organizzazione criminale e di tutte quelle condotte che violano la tutela del minore e la salute. Si è posta molta attenzione proprio alla pubblicazione sui prodotti dei principi attivi di THC presenti sui prodotti, e la mancata pubblicazione comporta sanzioni di natura penale, così come la vendita ai minori. In tutti gli altri settori ovviamente le sanzioni sono solo di natura amministrativa. Questo sia per il rispetto delle regole, ma anche per offrire ai soggetti più deboli come i minori, diciamo, dei percorsi informativi e risocializzanti. Infatti tra le sanzioni amministrative troviamo anche delle sanzioni rivolte ai minori proprio di adesione a un percorso di prevenzione, informazione e rieducazione dei rischi, questo per accompagnare i soggetti minori. Veniamo poi al punto della prevenzione e dell'educazione, quello che dicevamo inizialmente, perché è vero che questo disegno di legge è rivolto alla cannabis e ai suoi derivati, ma questo disegno coinvolge invece tutte le sostanze quando si parla di prevenzione e di sperimentazione. E
questo è proprio l'obiettivo dell'articolo 8, cioè prevenire e educare. Quello che dicevamo all'inizio, ci sono degli articoli del testo unico sugli stupefacenti che sono lettere morte, cioè i programmi educativi che le scuole devono intraprendere. Una novità assoluta invece è l'istituzione di questa agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze, ma anche per il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione. Perché un'agenzia nazionale? Perché volevamo un'autorità indipendente che si occupasse della salute pubblica in relazione ai consumi di sostanze, ma anche un'autorità che promuovesse la ricerca, un'autorità che promuovesse la sperimentazione e che si occupasse anche della raccolta dei dati, perché il problema di questo settore è che purtroppo i dati spesso mancano, sono carenti, e quindi le politiche non vengono effettivamente improntate a quello che il dato comunica, ma a delle mancate conoscenze, a degli stereotipi, a dei pregiudizi. Quindi la nascita di questa agenzia diventa essenziale per il corretto funzionamento della legge. E chiudo, è stato anche previsto che il Presidente del Consiglio ogni anno debba relazionare alle Camere circa l'andamento della legge, sia in termini di effetti, sia in termini di rapporti tra uso di sostanze stupefacenti, chiamiamole, consentitemi il termine tecnico, pesante e leggero. Tutto quel monitoraggio che purtroppo fino ad oggi è sempre mancato nel nostro sistema e che ha generato tutte quelle incongruenze e anche quei disallineamenti rispetto poi al panorama europeo ed internazionale. Spero di non aver occupato molto tempo e di essere stata chiara. Vi ringrazio. Chiarissima, grazie per essere entrata proprio nei vari passaggi essenziali della proposta di legge. Adesso darò la parola agli ultimi due interventi, pregando gli amici di stare nei 5 minuti, perché poi vorremmo far concludere i nostri lavori alla senatrice Rossomando, che deve andare via, quindi io vorrei dare la parola alle 12:40. Ora prego il professor Anastasia. Sì, sarò molto, molto breve. Intanto annoto dalla presentazione che ha appena fatto l'avvocata Grieco che quando parliamo di regolamentazione di sostanze stupefacenti tutto facciamo tranne che parlare di liberalizzazione. Avete sentito, diciamo, sì, quanto è complesso, diciamo, fare una politica di regolamentazione della circolazione, dell'uso delle sostanze stupefacenti. Molto telegraficamente io vi dico due cose riguardanti i problemi, diciamo, sì, i riflessi che la questione della regolamentazione delle sostanze stupefacenti e tra queste ovviamente della cannabis, l'impatto che tutto questo ha sul nostro sistema di giustizia, perché questo è uno dei temi molto importanti da tenere presente. Noi abbiamo nell'ultimo libro bianco sulla legge sulle droghe reso pubblico lo scorso anno, abbiamo rilevato, secondo i dati ufficiali, come appunto dentro nel nostro sistema di giustizia ogni anno sono aperti più di 200.000 fascicoli per la materia legata alle sostanze stupefacenti, nella stragrande maggioranza peraltro fascicoli aperti riguardanti, diciamo, sì, la circolazione, non il traffico di sostanze stupefacenti, che invece è, diciamo, sì, una materia tutto sommato molto limitata rispetto a questa dimensione più ampia. E tutto questo si riflette sul nostro sistema penitenziario, per cui all'interno del nostro sistema penitenziario noi sappiamo che il 35% delle persone che sono in carcere hanno una imputazione legata alla legge sulla droga. Nella gran parte, anche qui, diciamo, si tratta di imputazioni in gran parte legate alla cessione e alla detenzione e alla cessione di piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti, e in minima parte, diciamo, invece sono legate ovviamente all'attività delle associazioni e delle organizzazioni
delle organizzazioni criminali. Tutto questo si riflette ulteriormente nella presenza di circa un terzo di persone che hanno problemi di dipendenza all'interno del nostro sistema penitenziario. Allora, affrontare questo significa che affrontare la questione della regolamentazione delle sostanze stupefacenti, a partire certamente da quella che è la sostanza più diffusa, che è appunto la cannabis, e che il cui uso, il cui consumo, diciamo sì, è reputato, diciamo sì, socialmente inoffensivo da milioni di persone nel nostro paese, questo è, diciamo, un primo essenziale passo per qualsiasi politica di riforma del nostro sistema di giustizia penale, in modo particolare del sistema penitenziario. Sappiamo che è in atto in questo senso uno sforzo molto rilevante da parte della ministra Cartabia, che ha messo in opera una commissione ministeriale che ha prodotto dei risultati e che speriamo possano ora arrivare diciamo in opera sia amministrativamente sia, per quanto necessario, diciamo, evidentemente attraverso il canale legislativo. Ma una riforma del carcere non si fa se non si affronta la questione delle sostanze stupefacenti. Questo deve essere chiaro a tutti. Del resto, quando noi parliamo del carcere come discarica sociale, quando parliamo di sovraffollamento penitenziario, dobbiamo ricostruire anche la storia e, come dire, nomi e cognomi. Tutto questo nasce dalla legge sulla droga, dalla legge proibizionista del 1990, che ha riempito le nostre carceri e che oggi ci consegna carceri sovraffollate e ospitate in gran parte da persone che hanno bisogni sociali di assistenza e di sostegno. Allora, se non si mette nel campo della riforma della giustizia, nel campo della riforma del carcere, la questione delle droghe, il rischio è che qualsiasi tentativo resti un tentativo vano. Grazie, professore. La parola al dottor Leonardo Fiorentini, segretario Forum Droghe. Posso aggiungere un dato? Come no. Stefano Anastasia ha ricordato il peso sulla giustizia e sul carcere, ma c'è anche un altro numero da ricordare. Dal 1990 ad oggi 1.300.000 giovani sono stati segnalati alle prefetture per semplice consumo di sostanze e oltre 1 milione di questo 1.300.000 è per essere stati colti nel momento in cui in una piazza fumavano uno spinello. Ora, è un numero enorme questo, 1 milione di persone sanzionate, stigmatizzate per questo consumo. Quindi abbiamo anche questa dimensione. Noi si diceva che mancano i dati. In realtà è così, perché noi non sappiamo, per esempio, di quelle persone che sono sotto processo, vengono condannate, se sono per le cosiddette droghe pesanti o droghe leggere. E il rischio è che noi sappiamo però che se vale il numero delle sanzioni prefettizie, probabilmente anche nella giustizia e in carcere c'è un numero molto alto per fatti che riguardano la cannabis. Prego, grazie. Sì, aggiungo a questo che l'unica cosa che sappiamo è che il 50% delle persone segnalate all'autorità giudiziaria in Italia per droghe è segnalata per cannabis, per cui poi i processi ovviamente hanno poi le loro conseguenze, per cui non è detto che quel 50% sia trasportato anche in carcere. Io volevo ringraziare il senatore Pittella per portare, diciamo, tentare di riportare un dibattito pubblico e istituzionale, pragmatico, la questione delle droghe, in particolare della cannabis. Il titolo della proposta di legge parla appunto di tutela della salute, e la tutela della salute è uno, se non il principale obiettivo delle convenzioni internazionali sulle droghe.
che non hanno l'obiettivo di reprimere, ma hanno l'obiettivo di tutelare la salute delle persone a partire dalla disponibilità delle sostanze per fini terapeutici. Invece l'approccio proibizionista che dal 1961 fino a pochi anni fa ha pervaso il sistema internazionale di controllo delle droghe ha evidenziato il totale fallimento. Do solo un dato perché se no la farei troppo lunga. Dal 98 al 2018, quindi in 20 anni, il numero dei consumatori di droghe nel mondo è aumentato a un ritmo doppio rispetto alla popolazione mondiale. Non ci sono mai state così tante droghe disponibili, la produzione di droghe nel frattempo è scoppiata, questo a partire dalla famosa dichiarazione del senatore Pinarlacchi nel 98 che aveva l'obiettivo di avere un mondo senza droghe in 10 anni. Oggi per fortuna possiamo dire che le alternative ci sono e che non sono un salto nel buio. Noi abbiamo l'Uruguay che ha legalizzato la cannabis nel 2014, 19 stati degli Stati Uniti, ovvero la culla del proibizionismo, dove il proibizionismo è nato e diciamo lo stato che più ha premuto da Nixon passando per Reagan perché l'escalation di repressione fosse sempre più pesante. Il termine war on drugs è stato coniato da Nixon, il Plan Colombia, ovvero l'intervento militare statunitense in Colombia, è stato fatto da Clinton. Quindi laddove è davvero nato il proibizionismo, 19 stati oggi, che rappresentano il 43% della popolazione americana, hanno legislazioni che permettono l'uso in qualsiasi modo, sia terapeutico che ludico, della cannabis. Il Canada è stato il primo paese dei G7 a legalizzare e qualche settimana fa anche Malta ha legalizzato il coltivazione e consumo a uso personale, ma anche i cannabis social club, che sono ricompresi in questa proposta di legge. Non è un salto del buio perché grazie a queste legalizzazioni, e vado a chiudere, noi sappiamo oggi che i consumi non esplodono, anzi, per quello che riguarda la fascia più delicata della popolazione di consumatori, ovvero gli adolescenti, i consumi tendono a diminuire, in alcuni casi anche molto sensibilmente. Aumenta la percezione del rischio, perché nel momento in cui si può fare un'informazione seria, un'informazione senza miti e senza dogmi, si riesce a spiegare ai giovani e alle persone come si deve consumare, se si deve consumare e quando non si deve consumare. Non aumentano gli incidenti stradali, che è un classico dei miti proibizionisti, anzi in alcune condizioni diminuiscono pure, diminuiscono anche i consumi di altre droghe, in particolare oppioidi, perché la cannabis dal punto di vista terapeutico è un ottimo antidolorifico e permette la sostituzione di farmaci che invece hanno un rischio di dipendenza molto alto, e sapete che negli Stati Uniti oggi se non ci fosse il Covid, se non ci fosse la guerra in Ucraina, starebbero parlando dell'epidemia di morti da overdose, stiamo parlando di ormai un ritmo di 80.000 morti l'anno, e la stragrande maggioranza per oppioidi e oppioidi sintetici, nessuno per cannabis. Infine diminuisce la criminalità, non solo quella legata allo spaccio di droghe, ma anche i crimini violenti. È ovvio che nel momento in cui c'è un mercato illegale le diatribe fra i consumatori, spacciatori e i venditori sono risolte in modo diverso. Nel momento in cui si legalizza invece, in particolare, poi questo è provato negli stati di confine, diminuiscono enormemente il numero di furti, ma anche violenze ed altro.
Infine, l'ultima cosa, diminuisce il degrado delle città, ovvero noi oggi sappiamo che il mercato della droga è il mercato più libero al mondo, chiunque in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo può trovare qualsiasi droga, con invece una regolamentazione legale che controlla meglio una sostanza, in particolare la cannabis, che è diffusissima e che però provoca danni molto relativi alle persone che la usano, questo permette di migliorare anche la vita nella città, tanto che aumenta anche il valore degli immobili che sono collocati vicino ai dispensari di cannabis legale. Io ho chiuso. Benissimo, grazie. Allora, prima di parlare, di passare la parola alla Presidente Rossomando, chiedo se ci sono delle domande. Prego. L'avvocato Di Marzio, brevemente. Sì, assai brevemente. In quei distanti in cui si è proceduto alla legalizzazione, gli introiti in termini di tassazione fiscale, di esazione fiscale, sono stati significativi e quanto significativi? Ah. Perché secondo me c'è anche questo tema che viene toccato, mi rendo conto, con un certo pudore, con una certa pudicizia, ma c'è un tema anche di esazione fiscale che, come per il gioco legale, ha rappresentato e può rappresentare un elemento di interesse ulteriore. Allora, tenendo conto che stiamo parlando in particolare di stati nordamericani, per cui con un livello di tassazione molto diverso dal nostro in generale, ci sono stati stati come il Colorado che a un certo punto hanno restituito parte delle tasse perché avevano un surplus di entrate nel bilancio, bilanci che erano invece profondamente a rischio. Ci sono 19 stati negli Stati Uniti, 19 legislazioni diverse, con diverse anche oltre che livelli di tassazione, anche destinazione delle tasse. Di certo con i proventi della tassazione, stiamo parlando di tasse che variano intorno al 20%, noi in Italia sulle sigarette abbiamo l'80%, per cui stiamo parlando davvero di numeri abbastanza diversi, si riescono non solo a coprire i costi legati alla gestione del mercato, si riescono a coprire i costi legati alla prevenzione dei consumi, si riescono a coprire i costi ed aumentare i servizi di trattamento delle dipendenze e degli usi problematici di sostanze, ma si riescono anche a finanziare la riqualificazione delle scuole, fare le asfaltature, tutte cose che tra l'altro anche lì con una suddivisione fra tasse che vanno allo Stato, tasse che vanno alle contee, tasse che vanno alle amministrazioni locali, che permette appunto di avere nuove risorse e un introiti non indifferenti. Bene, grazie. In Italia c'è uno studio del professor Marco Rossi della Sapienza che ha stimato che la legalizzazione porterebbe ad incassare, mi pare, 5,5 miliardi l'anno dalla tassazione della vendita di cannabis legale. È uno studio importante che abbiamo anche questo stampato come Società della Ragione, l'abbiamo diffuso e credo sia disponibile sui siti. Senatrice, prego. Ma intanto grazie a chi ha lavorato non solo nei giorni recenti su questo tema, sono anche amici e persone con le quali ci confrontiamo molto sovente e grazie soprattutto al senatore Pittella che si è fatto promotore di questa iniziativa. Io vorrei fare una prima sottolineatura sul fatto che discutiamo all'indomani della bocciatura di un quesito referendario e a me interessa quello. Io ovviamente noi non entriamo nel merito delle questioni del respingimento, però mi interessa sottolineare che ci sono stati molti cittadini che hanno comunque firmato per sollevare questo tema. La gran parte di questi cittadini sono dei giovani
E io credo che il nostro compito sia di non lasciare cadere questa discussione. Quindi la prima questione che mi sento dire anche nel ruolo appunto da me esercitato in questo momento, che noi non intendiamo lasciar cadere questa discussione, sapendo ovviamente la sua problematicità per un verso e per altro verso che appunto non siamo all'anno zero, cioè non ne discutiamo diciamo nella stessa situazione in cui avremmo potuto discuterne 10-15 anni fa, perché ovviamente è un tema che non nasce oggi e è proposto diciamo da molto tempo. E io credo che non bisogna appunto avere paura di discutere, di affrontare tutti i temi. Questo per dire il famoso tema divisivo, insomma. Bisogna avere l'attrezzatura per affrontarli questi temi. E io personalmente, un po' forse in un modo un po' così, che non è sicuramente ingenuo, ma che anche questo lo vorrei sottolineare nella fase politica che stiamo vivendo, cioè io credo che il Parlamento sia il luogo deputato al confronto anche tra idee molto diverse, ma che ha il compito di trovare delle sintesi, di farsi carico anche delle diverse istanze, altrimenti mi chiedo dove dovrebbe avvenire questo, perché siccome si discute sempre del ruolo in maniera, c'è un po' qualcuno a volte usa un po' la retorica del Parlamento per dire altro, ecco, invece se ci si crede davvero nel ruolo del Parlamento, questi sono proprio gli argomenti di cui deve discutere il Parlamento, su cui si deve confrontare e trovare delle soluzioni, perché comunque diciamo così la società, la comunità dei cittadini ti chiede di trovare delle soluzioni, ti pone dei problemi. Ora, quello che mi piace dell'impostazione di questa proposta di legge che appunto apre una discussione è che, è giustamente stato sottolineato, si parla di regolamentazione, non di semplice liberalizzazione, e c'è uno spazio importante sulla questione della prevenzione. Ecco, quindi questo per dire come io mi approccerei al tema. E quindi, come è stato anche detto da chi è intervenuto prima di me, cioè, quello che noi registriamo oggi è che una normativa, diciamo, praticamente tutta improntata solo sulla repressione, non contrasta la tossicodipendenza. Questo lo sapevamo, diciamo, già, ma abbiamo oggi dei numeri. Quindi intanto dobbiamo separare un intervento repressivo che comunque non può, come dire, essere pretermesso, scomparire su una serie di fronti e di condotte, ma separare l'esigenza di contrastare la tossicodipendenza e la dipendenza da quella di punire condotte legate anche alla criminalità e spesso criminalità organizzata. E quindi in realtà quello che è del tutto mancante, se non insufficiente, è una legislazione che si faccia carico del contrasto alla dipendenza. E a me pare che, per esempio, in questa proposta di legge c'è uno spazio non di poco conto, anche individuando carenze in un sistema che c'è già, quindi la funzione educativa della scuola, dei presidi scolastici e, per esempio, per noi il contrasto alle dipendenze, diciamo così, e alla cultura dello sballo, se vogliamo usare un termine comprensibile, è un tema che per noi è importante. Però appunto la discussione va aperta e va affrontata, e tra l'altro c'è una dimensione internazionale che non può mai essere ignorata quando si parla di questi temi, ma che oggi ci offre degli elementi in più, non soltanto oltreoceano, ma vediamo che addirittura anche la Germania ha preso posizioni importanti. Quindi si riuscirà forse a portare a compimento un iter legislativo, insomma, in una fase diciamo finale di questa legislatura? Probabilmente azzardato, ma io penso che la discussione, intanto alla Camera c'è già appunto, siamo già a un punto avanzato, e da questo punto di vista io penso che facciamo bene a, come dire, ad aprire una discussione anche al Senato, perché deve esserci un confronto che sia pronto ad accogliere quello che eventualmente uscirà dalla Camera con un lavoro fatto, con, come dire,
un materiale utile di discussione e di esame. E poi comunque si va per passi successivi, insomma. Cioè, abbiamo visto che su molti temi difficili comunque anche fare un tratto di strada ha poi reso possibile arrivare alla meta. Quindi io penso che il tema non possa più essere eluso ed evitato, e penso che sia nostro dovere, proprio perché è stato bocciato per motivi, insomma, anche diciamo così di scrittura, da quello che si è appreso il quesito referendario, io penso che sia dovere, così come su un altro tema sensibile ma molto diverso, proprio in queste ore si sta cercando di arrivare a una soluzione sul tema del cosiddetto suicidio assistito. Credo che sia una responsabilità di chi occupa un ruolo appunto istituzionale, un ruolo di esponente appunto parlamentare nel Senato o nella Camera dei Deputati, quello di dare questo tipo di risposta, perché i referendum sono uno strumento sicuramente utile, ma non sono uno strumento per fare delle leggi. Quindi soprattutto chi ha un ruolo politico deve invece esercitare questo ruolo, sia con i quesiti eventualmente approvati, ma a maggior ragione se i quesiti vengono bocciati. Quindi io penso che la discussione è aperta, abbiamo degli elementi anche concreti in più che ci avete offerto nella discussione di oggi, che possono anche, come dire, sgombrare il campo da questioni che magari qualche anno fa sembravano più difficilmente aggredibili, se posso dire, lo dico anche a me stessa, ecco, perché tutti noi, come dire, arriviamo anche per, diciamo, per passi successivi ad alcuni convincimenti ad alcune conclusioni, insomma. Io lo dico anche, certamente non sono in questa sala, a quei colleghi o quelle, insomma, o chi si è espresso su questi temi in maniera così tranchant e come dire assertivamente contraria, che invece l'approccio di questa proposta di legge è proprio un approccio per incontrare anche chi può avere delle, diciamo, delle perplessità, delle avversità, e trovare un terreno, diciamo, di incontro per trovare delle soluzioni. Non è una proposta, diciamo così, ideologica, ma una proposta che si fa carico. Ecco, voglio concludere su questo. Cioè, il farsi carico di un tema che è quello delle dipendenze da un lato, e anche appunto, avete sottolineato più volte, la salute del consumatore, che ovviamente in una logica repressiva tout court può essere rassicurante forse per una parte della società, ma certamente non tutela la salute appunto dei consumatori. E anche, e concludo su questo, qui ci sarebbe anche molto da discutere sul tema securitario e di sicurezza sociale, lo dico perché lo avete comunque toccato e tratteggiato, insomma. Cioè, il tema securitario, che non va eluso neanche questo, naturalmente ognuno ci arriva con la sua cultura, con la sua idea di che cos'è una sicurezza, cioè cos'è la vita, la qualità della vita nelle nostre comunità. Certamente per chi vi parla non è, come dire, la qualità della vita e la società non è ovviamente in una libertà intesa come ognuno si fa i fatti suoi, diciamo così, da questo punto di vista, però, e non è questo l'approccio di questa legge, perché si fa invece carico di, o perlomeno propone delle soluzioni e un approccio inteso, cioè, tendendo la salute non con un fatto semplicemente sanitario da questo punto di vista, ma come appunto un fatto anche di che cosa c'è socialmente alla base delle dipendenze, delle tossicodipendenze. Vedo che questo termine è stato esplicitamente usato, e questo è un modo anche vero, non ipocrita, di affrontare il tema della dipendenza, perché a volte dietro alcune chiusure si può anche, come dire, nascondere una sorta, diciamo così, di ipocrisia nel voler
ritenere risolto il tema della dipendenza, che è differente ovviamente da quello della criminalità. Tant'è vero che, insomma, penso che siano importanti le parole del procuratore Cafiero De Rao, che sicuramente sono parole qualificate, autorevoli e che pesano moltissimo. Quindi abbiamo tantissime emergenze, ce n'è una gigantesca di carattere internazionale, ma quando parliamo di democrazie liberali che si oppongono a regimi autoritari, cioè il patrimonio di queste democrazie sta anche, diciamo, in tutto questo lavoro che tocca anche questo tipo di argomenti. Quindi non credo che possano essere fermare il valore delle nostre democrazie, sta anche nell'impegno su questi temi. Per questo vi ringrazio. Grazie Anna, grazie a tutti, saluto e ringrazio l'onorevole Maggi per essere qui. L'onorevole Maggi è promotore di una proposta di legge che sta andando molto avanti alla Camera. Noi abbiamo iniziato per farci trovare pronti, speriamo che arrivi presto la tua proposta al Senato, noi ci facciamo trovare pronti e cerchiamo di fare un miracolo, perché sarebbe un miracolo, ma abbiamo il dovere di provarci. Grazie a tutti, buon lavoro.